Idee per l'impresa. Suggerimenti, confronti, opportunità ed esperienze riguardanti le nostre imprese. A cura e con Umberto Alunni. Cari amiche ascoltatrici, cari amici ed ascoltatori, imprenditori, buongiorno. Oggi per la nostra rubrica Idee per l'impresa facciamo una chiacchierata insieme su un argomento che credo possa interessare, la formazione. Ne abbiamo parlato in più di un contesto, però oggi in modo particolare facciamo una chiacchierata sulla formazione nella trasformazione. È un discorso molto complicato fare formazione nella trasformazione, vuoi da un punto di vista tecnico-organizzativo, vuoi da un punto di vista di metodo, ma poi anche da un punto di vista di sensibilità e psicologico, diciamoci chiaramente, della serie. Quanto siamo invogliati a fare attività di formazione quando magari sappiamo o abbiamo piena coscienza che ci stiamo trasformando e che magari una parte delle figure professionali interessate dall'attività di formazione magari se ne possono andare già domani. Ovviamente la riflessione che viene fatta sull'attività di formazione riguarda tutta quella che non ha natura obbligatoria, perché per quanto riguarda ovviamente la formazione obbligatoria questi tipi di discorsi non possono, non devono assolutamente essere poste all'attenzione. Però quando magari si tratta di un'attività di formazione, ci sono aziende che hanno più o meno sensibilità a questo tipo di argomento, ma comunque ci sono molte che ci investono, fanno i loro dovuti piani di lavoro e di attività in termini di formazione, ma chiaramente poi si incontrano, diciamo, con lo scoglio della non certezza che tutto quello che è stato seminato poi potrà essere gemmato all'interno delle proprie aziende. Questo è un fenomeno che indubbiamente negli ultimi tempi si è un po' acuito particolarmente con quel fenomeno che ho chiamato provocatoriamente in più di un'occasione dipendenza rovesciata, cioè l'azienda che in qualche modo sembra possa dipendere dal lavoratore, quindi dal dipendente, e quindi chiaramente tutto questo mette un po' in discussione i nostri modelli organizzativi, i nostri metodi e le nostre pianificazioni. Quindi che cosa bisogna fare? Beh, io credo che innanzitutto bisogna creare un senso di squadra, bisogna creare una situazione che nell'area, nel fumus all'interno della propria azienda non metta le persone nella condizione di doversene andare. Questa è una cosa molto molto importante che si può fare con tante soluzioni e la soluzione economica non è l'unica soluzione che ha sicuramente una metodologia, una capacità, una possibilità di ritenzione di professionalità all'interno dell'azienda. Ce ne sono tante altre, non ultimo il senso di squadra, non ultimo il clima, non ultimo l'ambiente, non ultimo la serenità che promana dalla figura dell'imprenditore, la sua autorevolezza e ovviamente anche un po' il senso di sostenibilità dell'azienda, perché se siamo in un'azienda un po' traballante, chiaramente alla prima occasione che ci capita ce ne andiamo. Ma se l'azienda funziona, l'azienda non crea imbarazzi da un punto di vista economico, se c'è un senso di squadra importante, insomma, se c'è piacere di entrare e lavorare in quell'azienda, molto probabilmente il grado di dispersione, il drop out, come viene utilizzato in termini scolastici, non ci dovrebbe essere più di tanto. Però bisogna sempre contare sul fatto che il turnover è un pochino, sicuramente è più accelerato rispetto ai precedenti anni, e quindi di questo bisogna tenerne conto. Bisogna elaborare quindi delle logiche di pastiglie formative che non abbiano ovviamente il grandissimo
grandissimi oneri. E poi, ovviamente, quando e se abbiamo e stiamo puntando su una figura di riferimento, anche con delle impostazioni contrattuali, ne parleremo magari in una seconda, in un'altra occasione, in un'altra idea dell'impresa, si possono creare ovviamente delle situazioni di maggiore vicinanza e minore possibilità per il lavoratore di andarsene senza nessun problema. Quindi, insomma, si deve lavorare, si deve operare da più punti di vista. Non c'è una soluzione, non c'è la soluzione economica, non è l'unica soluzione, perché poi ovviamente a questo non c'è limite, non c'è confine. C'è tutta una serie di situazioni che comunque può continuare a mettere l'imprenditore in situazione di svolgere al meglio i suoi piani di formazione. Che devono ovviamente lavorare su due fronti. Il primo fronte, diciamo, non particolarmente oneroso, che riguarda un po' tutti, mi ripeto, lo ripeto ancora, al di là di quella che è la formazione obbligatoria, che è un postulato e non entra in alcun modo nelle riflessioni che stiamo facendo adesso. E poi, ovviamente, quando avremo la o le figure che per noi sono un grande riferimento, bisogna farne una riflessione. Insomma, un ragionamento molto, molto più sensato, molto, molto più teoristico, particolare, quindi molto più soggettivo, e poi ovviamente con loro si avvia un processo di upgrade formativo, upgrade informativo. Ci si sta ovviamente investendo, ci sono aspetti contrattuali che possono quindi creare una ritenzione più importante e si va avanti. Non bisogna crearsi troppi problemi quando le cose cambiano. Quando le cose cambiano, dobbiamo cambiare anche noi, dobbiamo cambiare il nostro punto di vista, dobbiamo cambiare i nostri comportamenti, dobbiamo stare sempre sulla cresta dell'onda. Non possiamo pensare che l'onda da onda diventi mare piatto perché siamo solo abituati a muoverci in quel modo. Dobbiamo per forza necessariamente comprendere il mercato, comprendere tutto quello che sta al di là della nostra azienda e pensando che la nostra azienda deve viaggiare in questo bel am, dobbiamo assolutamente assumere atteggiamenti che siano coerenti con il nostro vivere all'interno di questo contesto, ma soprattutto possano consentire alla nostra azienda di continuare a crescere nel rispetto dell'imprenditore, nel rispetto di tutte le forze lavoro e nel rispetto di tutti gli stakeholder che incontra l'azienda nel suo cammino. Difficile, tortuoso, ma comunque meraviglioso in ogni caso. Bene, per oggi è tutto. Avremo modo sicuramente di ritornare sull'argomento. Intanto vi auguro una buonissima giornata e un carissimo saluto dal vostro Umberto Alunni e dalla sempre, sempre vostra Ameria Radio. Idee per l'impresa. Suggerimenti, confronti, opportunità ed esperienze riguardanti le nostre imprese. A cura e con Umberto Alunni.